conferma innanzitutto le dichiarazioni che ha reso nel corso dell'istruttoria? Sì, confermo, però ho qualcosa da precisare dopo. Certo. Preferisce fare subito le sue dichiarazioni o da farle parecchie domande? Io spero, prima lei mi deve contestarmi qualcosa, poi vediamo un po', man mano che lei mi contesta le accuse, qualche cosa io non so. Di che cosa lei è imputato? Lo sa, abbiamo già letto il capo di imputazione, comunque sì. Per io le devo chiedere, mi scusi, signor Presidente, le devo chiedere scusa alla Corte per la volta precedente, perché stavo malissimo. Lo sappiamo. Perché tutto l'interesse mio era venire qua e chiarire la mia posizione. Lo sappiamo. Ma non è stato possibile. La sua posizione è stata separata anche per questo. Ero operato, ero un malessere, non sappiamo, che sto bene adesso, ma in ogni modo ero in condizione proprio impossibilitato di venire. Dunque, lei sa di che cosa è imputato? In breve, il 416 bis, associazione mafiosa, armata e come promotore. Purtroppo. Ricettazione, falso in carte d'identità. Possesso, detenzione di esplosivi, di armi in parte con matricola brasa, associazione per detenzione, sì, sì. Traffico di stupefacenti e in particolare la detenzione della droga, eroina e hashish trovati a Poggio San Lorenzo. Vorrei sapere innanzitutto da lei so soltanto una cosa, che dal 1971 che vivo a Roma, sì. Ho sempre vissuto onestamente di lavoro e dopo nell'85-84 è venuto questo Buscetta, dopo questa rivelazione di questo calunniatore, perché è bugiardo, perché io ho dimostrato giù a Palermo e lo dimostrerò anche qui se c'è necessità, e allora tutto mi si è caduto addosso come se fosse il mostro di tutte le cose. Che attività ha svolto lei a Roma, attività lavorativa? Io quando sono venuto qui a Roma nel 71 sono stato perché avevo un bambino da curare in via Monte di Creta dell'Istituto dell'Immacolata. Un bambino che per un anno gli hanno fatto due interventi, ecco, si sono dovuto stabilire a Roma dal 71 al 72. Dopodiché tornai per un 6 mesi nuovamente a Palermo, nel 73 venne qui, ritornai nuovamente a Roma perché lì a Palermo mi spettavano un mandato di cattura, quel famoso Vitale, l'operazione del famoso Vitale, e dal 73, aprile 73, sono rimasto a Roma senza, così, lavorando e senza mai unirmi con nessuno, cioè io ho conosciuto soltanto Balducci in tutto questo periodo. Dopo nell'80 ho conosciuto Cercola per un motivo che poi le spiegherò. L'attività che svolgeva a Palermo, avevo una avviata macelleria. Dove? A Palermo. In che via? In via Palmerino, con una licenza a nome di mia moglie, io badavo lì perché non era il mio lavoro, ma purtroppo in quel periodo, avendo uno zio, era il padrone di questa macelleria, doveva cederla, ho preferito prenderla io e così facevo quell'attività. Dopodiché, perciò vivevo. Che fine ha fatto adesso questa macelleria? L'anno scorso, 2 anni fa, gli hanno tolto la licenza a mia moglie perché purtroppo l'hanno denunziata, gli hanno tolto la licenza, anche questa. Dopo 20 anni gli hanno tolto la licenza. Pazienza. E perciò nel 73, quando sono venuto a Roma latitante, mi rivolsi a Balducci per avere l'ospitalità. Balducci che scusi, in quel momento la macelleria continuava ad essere gestita da mia moglie. Da sua moglie. Noi è l'impiegato naturalmente. Cioè, sua moglie non era con lei qui a Roma? Mia moglie siede qui a Roma continuamente dopo il 75, perché poi è morto questo bambino, che prima era piccolino, allora doveva studiare a Palermo, poi è morto nel 75, così mia moglie si è stabilita con me a Roma. E la macelleria badava questo impiegato con l'interposta persona. Lei continuava ad avere i frutti di questa macelleria? Certo. Vivevamo, mia moglie a Palermo in quel periodo, io qualche lo stipendio l'avevo dalla macelleria qui a Roma, ma poi ho svolto qualche attività per cui guadagnavo a Palermo, guadagnavo pure qui a Roma. Mediamente che introiti aveva da questa attività? Ma senta, io il lavoro di quel negozio? Sì. Nel negozio, e guardi, il periodo che c'ero io non so se posso, allora la carta era un altro prezzo, perciò, ma io si macellavano 4 vitelli alla settimana, perciò pensi un po' che attività svolgevo.
era avviatissimo, molto avviato. È in grado di, poi, di dire più o meno, di quantificare? Ma noi vivevamo, cosa posso dire, 700.000 alla settimana, 500.000 alla settimana, 2 milioni e 3 milioni al mese, più o meno. Quel periodo però è un altro periodo, non è il periodo adesso, cioè la carne c'è una differenza enorme. Certo. Ma i 500.000 alla settimana senz'altro. Parla quindi di prezzi di allora? Se, guardi, più o meno, guardi, non posso stabilire, come faccio a stabilire, no, ma si viveva, si poteva vivere, discretamente. Chi era questa persona che gestiva la macelleria per suo conto? Adesso, prima c'era un impiegato, poi è andato via questo impiegato e se ne è apparso un uomo. Adesso io, fino a... come si chiama? Che si chiama? Beh, guardi, fino all'85 era lì. Perciò possiamo, se vuole, può chiedere, non lo so, io non sono preparato. Non lo ricordo. Se no me lo faccio, faccio dire. Non ricordo il nome in questo volta, momento. No. In questo momento no. Va bene. Con il Balducci che attività ha svolto? Senta, io il Balducci, non lo so, io l'ho dichiarato, l'ho conosciuto nel 54. Sì, questo lo sappiamo tutto. Io dal principio, quando sono venuto qua, non avevo... mi procurò lui una casa dove abitare, una piccola, un piccolo appartamentino, sì. E non potevo stare senza far niente. Ho detto a Balducci, ma fammi fare qualcosa, magari per guadagnare e per non stare senza far niente. In primo tempo mi ha fatto lavorare in un negozio, in un deposito più che negozio, ma non era lavoro mio, lì cose di ricambi, attività di materiale di questi auto ricambi, questo genere di lavoro. Poi, dopodiché, non era un mio lavoro, anche perché stavo a contatto, dovevo stare a contatto con il pubblico, allora ho preferito, ho detto, guarda, io non posso stare a contatto col pubblico e poi non è un lavoro che a me... E così con lui mi ha fatto guadagnare un po' nella mediazione di qualche cosa. Cioè lui allora si interessava nel comprare e vendere qualche appartamento o qualche po' di terreno, e così nelle mediazioni mi faceva guadagnare qualche cosa. Il guadagno, quello che lui mi faceva guadagnare, io lo lasciavo a lui perché si interessava a lui. Io non l'ho voluto mai dire, perché l'ho detto anche a Palermo, lui si interessava anche a dare soldi per interesse, così tutti i miei risparmi li davo a lui per guadagnare anche con questa attività. Dopodiché, adesso il 75, mi ha fatto fare una società con un antiquario di mobili antichi. E sono rimasto fino adesso io ho questa attività qui a... Ecco, così io ho guadagnato, ho vissuto, non ho per me onestamente, perché un'attività di società con l'antiquario, sì. per la vendita di oggetti antichi, sì. E chi è questo antiquario? E appunto, signor Presidente, io questo non l'ho voluto mai dire, perché a parte che una persona adesso ha più di 70 anni, io ho avuto sempre benefici di quest'uomo ed è come un padre per me. Ma perché devo fare questa attivazione di dire il nome, poi farlo arrestare, procurarci questi guai? Perché purtroppo lei ha parlato, questo si sa. Sì, lei ha detto la fine che la somma di 280 milioni per l'acquisto di Via Tito Livio è stato dato da un antiquario, questo stesso di cui questo parla. Io posso spiegare un po' tutta la storia di è questo soldi. Stesso di cui sì, sta sì, parlando sì, adesso? Sì, sì, sì. Senta, quindi lei non intende fare il nome? In ma non intendo, non perché non voglio fare il nome, sì. Ma io non mi guarderei più in faccia se facessi il nome di questo antiquariato, perché antiquario, perché cosa le farebbero? Loro lo arresterebbero, lo rovinerei, non mi sento di fare il nome. Vuole dirci almeno dove abitava? Io? Sì. No, lei, questo antiquario. Se dico dove abita, è lo stesso di dire come si chiama. Ho capito. Lei conosce un certo Francesco D'Agati? No, assolutamente. Presidente, mi è parso di aver capito che sia stato il Balducci ad agevolarlo in questa società con l'antiquario. Se può ribadire questa circostanza? Certo. Quindi l'antiquario lo conobbe tramite il Balducci? L'antiquario? Lo conobbe tramite il Balducci? Certo. E Balducci mi dava aiuto, perché quando avevo bisogno dei soldi, perché non è che io avevo disponibilità tanto da poter fare il socio dell'antiquario, quando avevo bisogno di soldi me li dava lui a un interesse minimo, e allora io
ogni volta che c'era necessità di soldi, perché certe volte un acquisto che si doveva fare sia nelle gallerie sia qualche affare che lui faceva, mi chiedeva dei soldi, io non gli dicevo no, non ne ho. Andavo da Balducci, Balducci mi detestava, mi faceva pagare tanto al mese. Certo, anziché guadagnare il 100%, io guadagnavo il 50%, però la provenienza dei soldi erano sempre quelli. Soldi presi ad interesse. Beh, senta, proseguiamo con i suoi rapporti col Balducci. Sì. In Sardegna, che sì. Attività avete espletato insieme? Io niente, io solo il turista facevo il Salerno. Il mese dell'estate, cioè l'agosto, qualche volta luglio-agosto, qualche volta solo agosto. E poi non ho svolto nessuna attività in Sardegna, contrariamente a quello che si dice. Lei sa se il Balducci prestava denari a Carboni? No, io sapevo che prestava soldi, però non so a chi li prestava. Perlomeno mi potevo immaginare chi li prestasse, però non è che io ho avuto rapporti con me, lui ha avuto discorsi con me presente nel dare soldi a interesse. Sapevo che prestava soldi a interesse. Sa se a sua volta Balducci prendeva soldi da altre persone? Ma io quello che ho sentito dire qui ultimamente nel processo precedente, sentivo dire che se li faceva dare da un tizio poi li dava ad altro, li prendeva per dire al 5%, li dava fino al 10%, cioè figuri un po'. A lei questo non l'ha mai saputo per bocca io, del Balducci? Questo modo di fare di Balducci, di prenderli da una persona e darle ad un'altra persona, non lo sapevo, l'ho sentito attraverso il processo precedente, così mentre interrogavano i testi. Lei in particolare ha mai dato soldi a Balducci? No, io no, lui a me sì, ma lui a lui. Lei ha detto però che le mediazioni le lasciava a Balducci. Sì, poter... questo sì, quello che ma poi mediazioni in 2-3 anni di attività con lui, cioè attività, quello quel po', ma che cifra potevano essere? 8-10 milioni, non è che erano grandi cifre, capito? Era una cifra irrisoria, non è che... Lei sa che Balducci ha acquistato una villa in via di Villa Pepoli? Io ci sono stato una volta, ma non che ha acquistato non lo so. E ci portò lui, che stavano restaurando, non so che cosa stava, ma non è che so se era sua, se era acquistata da lui o da altri, non lo so, questo non lo so. Lei non si è mai interessato dell'acquisto di questa villa? No, assolutamente. Se c'è qualcuno che lo dice, me lo faccio sapere che io posso chiarire. Passiamo ai rapporti con Faldetta, anche qui lei ha già parlato esaurientemente, ci interesserebbe sì. Puntualizzare i suoi rapporti sempre per affari in Sardegna, anche con Faldetta lei non ha fatto affari in Sardegna? No, Faldetta lì ha fatto dei lavori, ma io ero lì, ripeto, come turista, non ero interessato a nessun lavoro di Faldetta. Ho capito. Lei sa se Faldetta era creditore verso Balducci? No, questi non lo so. Conte, anche dei rapporti tra Faldetta e Balducci sempre in Sardegna? So che avevano dei rapporti, ma i rapporti credo che già si sono alla luce del sole, lo so, penso che lo sanno tutti quali sono i rapporti. Qual erano i rapporti? Torniamo ai suoi rapporti personali con Diotallevi. Ne conosce Diotallevi? L'ho conosciuto in Sardegna, sempre tramite Balducci, nel 78-79, questo non posso precisare. Sa qualcosa dei rapporti tra Diotallevi, Faldetta, Balducci? No, assolutamente. Lei è padrino del figlio di Diotallevi? No. Sa se Diotallevi prestava denari al Carboni? Guardi, sempre per averlo sentito qui, in aula, quando fu l'auto, sentivo dire di questi prestiti, detto, mai saputo prima. Torniamo un momento all'antiquario che le ha prestato i denari per l'acquisto di via Tito Livio. No, mi scusi Presidente, prestati, no, io le voglio spiegare un po' come è andato questo fatto. Intanto vogliamo andare un po' in passo, perché tutto è una storia di queste abitazioni, appartamenti e cose.
mi hanno attribuito che come se avesse 10 appartamenti, 8 appartamenti. Io ho solo. Se più forte devo aumentare il volume. Ah, va bene, va bene. Sì. Io ho sempre avuto un solo appartamento a Roma, non né due né tre. Soltanto... Sentono gli avvocati? Si avvicini ancora di più al microfono, scusi, se no non sentono i suoi. E io a Roma ho avuto soltanto un appartamento, non né due né tre, solo uno. E il primo appartamento è stato quello della via Aurelia, che ho pregato Faldetta ad intestarselo in quel periodo. L'ha pagato? E io l'ho pagato, ho dato meno di metà, ho la metà in contante e metà col mutuo. Sì. Dopodiché io nel 1980 avevo detto a Balducci se aveva la possibilità di trovarmi una casetta in campagna. In questo frattempo io nell'ottobre dell'80 sono stato assolto del processo di Palermo. E allora che cosa ho fatto? Avevo pensato di ritornare in quel periodo, facevo tanti pensieri, volevo tornarmene a Palermo, ma avevo un'attività qui a Roma, perciò ero invogliato a stare qui a Roma che a Palermo. Avevo detto a Faldetta di vendermi questo appartamento della mia Aurelia, trovare un compratore perché non mi interessava più. Tanto che nel febbraio, mi pare, dell'81 l'appartamento l'ho venduto e non ci ho più abitato in questa via Aurelia. Questo lo voglio precisare, insisto su questo perché si è detto tanto di questa via Aurelia. Io nel febbraio dell'81 non ho più abitato in via Aurelia e andai a abitare, ecco, in questo frattempo Balducci mi trova questa casetta in campagna. Dove? In che località? In Tuscania. Andammo a vederla, mi è piaciuta, tanto che poi dopo la seconda volta che sono stato c'era il terreno tutto intorno che si vendeva pure. Ho detto Balducci, se io avessi la possibilità, siccome lui mi doveva dare dei soldi a me, per quanto dovevamo fare i conti, perché quei soldi lasciati a lui e dati a interesse, ancora dovevamo fare il conteggio. Tanto che questo terreno, questa casa, l'ha pagato lui. So che ha fatto delle perdite, non lo so, come l'ha pagato non lo so, so che un giorno è venuto a dire che deve intestare questa proprietà e così l'ho fatto intestare, fatto una società e intestata a mia moglie, come amministratrice a mia moglie. E si è intestata a mia moglie. E io andai a abitare lì in Tuscania. Sì. Quanto tempo si è trattenuto lì? Ora, verso la fine dell'81, mia moglie non poteva più stare in Tuscania perché c'era freddo, c'era un po'. Lì non si poteva, in inverno proprio la faccia fuori, la casa non si poteva mettere. E allora io avevo conosciuto, perché Balducci poi muore, nell'81 muore, non so, è successa una disgrazia. Io ottobre 80, scusa se faccio un passo indietro perché devo dire adesso perché mi sono rivolto a Guido Cercola. Io avendo bisogno sempre di quei soldi per il mio socio, per sempre l'attività che svolgevo a Roma, quella volta mi ero rivolta nuovamente a Balducci per avere, non so, 40-50 milioni in prestito. Mi disse che non era, aveva disposizione, in quel periodo non aveva disponibilità di denaro, cioè, però se eventualmente ti faccio fare un prestito di un mio amico. Io fino a quel periodo non volevo conoscere nessuno a Roma, ci ho detto, ho pregato a Balducci, fammi la cortesia, non mi fare conoscere nessuno, anche perché avevo una posizione un po' delicata, ero latitante e non volevo conoscere nessuno. Se non che dopo questa mia soluzione di Palermo, così. Soluzione a Palermo quando è stata? Nel 1980, settembre-ottobre, non mi ricordo. Dopodiché, e così nasce questo rapporto con Guido Cercola, nel dare a avere, cioè mi prestava dei soldi e io gli davo gli interessi, non so quanto, un po' di interesse, glieli davo. Allora, quando poi, molto Balducci, io mi trovo lì in Toscana, il primo favore che io gli chiedo a Cercola, che è stato, una volta che lì c'era un freddo cane, non si poteva resistere, non si poteva abitare, vado a cercare Cercola e gli dico, senti, mi dici la gentilezza, mi puoi trovare da affittare un appartamentino di un vano, due vane, per un periodo di gennaio-febbraio? Mi serve per questo periodo, il periodo di questo inverno così freddo.
Dice, vabbè, dammi tempo, tre giorni. Ritorno, rivedo Guido Cercola e mi disse, dice, guarda, c'è un appartamentino che adesso lo stanno un po' pitturando, se è un periodo di 2 mesi, non più di 2 mesi, puoi abitare in questo appartamento. Ed è l'appartamento della via del Babuino, quello che io prima non l'ho detto perché non lo volevo dire, andiamo. E ho abitato, ma non neanche dopo 2 mesi, ho abitato un 40 giorni lì. E tornai poi nuovamente in Toscana. Quindi agli inizi dell'82, se ho capito. Sì, sì, sì. Gennaio, metà febbraio dell'82. Ho abitato in via del Babuino. E poi me ne tornai nuovamente in Toscana. Ecco come nasce. Sa di chi era questo appartamento? No, poi l'ho saputo che era di cosa. Ma quando io ho abitato, io questo appartamento non sapevo di che. Mi disse, abita in questo appartamento. Poi ho saputo che era di Dio D'Alema. Va bene, noi eravamo partiti dalla domanda, poi dobbiamo andare ha chiesto questi denari. Poi nell'83, cosa succede? Che io per diritto di prelazione confinante di questo terreno del Tuscania hanno mandato attraverso il tribunale a mia moglie un diritto di prelazione, tanto che io ricevendo questo documento, questo documento, appunto, vi faccio sapere al proprietario attraverso mia moglie e mio cognato, dire, ma come mai questo diritto di prelazione? Non era tutto a posto? Allora, questo pure Oberdan si chiama questo proprietario. Cioè, guarda, mi dispiace, era un po' mortificato, dice, ma se a lei la proprietà non gli interessa, dice, io sono interessato nuovamente a riacquistarla. Allora, questa proprietà l'abbiamo ritornata indietro. Con un ricavato di questi soldi, io che cosa ho fatto? Ho fatto sempre, interessando, perché non aveva a chi rivolgermi, mi rivolgevo a Cercola perché, ripeto, anziché andare girando e cercare nuove conoscenze, conoscevo Cercola e mi rivolgo a Cercola. Dico, guarda, mi servirebbe di acquistare un appartamentino piccolo a Roma. E dopo giorni, dopo 15 giorni, mi ricordo per quanto è stato, quanto è stata, mi disse, guarda, c'è un residenza dove si vende un mini appartamento. Ti può interessare? Andai a vedere. Mi è piaciuto e l'ho acquistato. Naturalmente, che cosa gli ho detto? Per cortesia, se hai la possibilità, a me, perché io gli chiedo questa cortesia? Perché io, ecco, sempre devo ancora chiarire questo particolare. Sì, sono stato assolto dal processo di Palermo, del processo di Italia, ma mi rimaneva di fare quasi un anno di sorveglianza speciale. Io questa sorveglianza speciale non la volevo fare. Dico, vabbè, c'è tempo, dicevo, poi la farò. Allora ho detto, guarda, ci sarebbe una persona, insomma, facendogli un regalo, una cosa, se si può intestare, te lo puoi intestare tu questo appartamentino. Si è prestato, Guido Cercola veramente, si è prestato e a farlo intestare a una persona di sua conoscenza. Quando io ci abito in questo residenza per 3-4 mesi, ho visto che era troppo piccolo, distante dal centro di Roma. Ogni volta che si doveva scendere in città, si doveva prendere il taxi, allora io dico, certo, vedi un po' se mi puoi trovare un appartamentino a centro, perché questo è proprio scomodo. E così che nasce. Che zona era questo? Via Cassia, in fondo, proprio quasi alla fine della via Cassia. Allora, scusi, questo era quello che è stato intestato al Fiorini? Sì. Dopodiché. Quanto l'ha pagato? 35-40, non mi ricordo. C'è un atto nel modo. Sulle 35-40, non mi ricordo con esattezza. L'atto riproduce il prezzo reale? Sì, ma guarda, penso di sì. Va bene, vado avanti. Perché lo sa certe volte. Ad ogni modo, gli dico se mi può prestare, se si può interessare per trovare un appartamentino a centro. Così dopo un tempo nasce Via delle Carrozze. Via delle Carrozze? Via delle Carrozze. Sì. E vado a abitare in questo Via delle Carrozze, sempre interessando sempre Cercola per costituire questa società, per trovare l'amministratore. Mi vado ad abitare in Via delle Carrozze. Finché dalla fine, mi pare, i primi dell'84,
alla fine dell'83, insomma questo è il periodo, fino all'83, inizio 84. Fino a quando? Scusi un momento, e quanto l'ha pagato via delle carrozze? Ma sono stati 250, 240, 250, questo, ma non tutto in contante. Ogni volta mi dava, per esempio, perché Spurio Oberdan non me l'ha dato tutti intieri i soldi, me l'ha dato un po' con assegno, un po' con cambiale, un po' in contante, man mano che andavo incassando, gli davo, cioè è stato pagato in contante e poi in realtà, metà in contante, no, ma meno della metà in contante, e poi delle azionate. Vado avanti. Dopodiché, poi nasce Buscetta e purtroppo io lì avevo paura di abitare, perché lì qualcuno mi conosceva, dico chissà, perché in quel periodo ci sono fotografie nei giornali, della televisione che ha fatto pure vedere pure la mia foto, da lì me ne volevo andare. Io allora ritorno a riparlare, Guido Cercola fino allora non mi conosce col mio vero nome, sapeva che chiamarmi Mario Aialoni, non Calò Giuseppe. Da quel momento poi ha saputo che io mi chiamavo Calò Giuseppe. Sapeva che lei era ricercato? No. Lei però ha dato documento Fisalli. Sì, ma io il mio scopo era, io ho preso una scusa qualsiasi, una scusa, dico guarda, io per ragione mia voglio vivere in questa maniera. Lui gentilmente si è prestato, non mi ha fatto domande, non mi ha detto niente. Poi nasce che io sono Calò Giuseppe e allora ho dovuto dire guarda, io sono purtroppo ricercato e qui non posso abitare, vedo. Devo vendere questo appartamento, devo acquistare un altro appartamento in qualche posto, ti può interessare? Nuovamente cerco, non lo so se l'ha fatto con di buona volontà, non lo so, questo non lo posso dire, ma io avevo necessità e glielo chiese per cortesia. Certo, capisco che l'ho messo in una condizione un po' non simpatica, però avevo necessità, io in quel momento non sapevo dove andare, lì mi sentivo in carcere perché purtroppo dico, se mi riconosce qualcuno, mi ha riconosciuto qualcuno, eppure sono stato tanti mesi là, ma purtroppo non mi è successo niente, ma me ne sembrava l'ora di andare via di quell'appartamento. Allora io cerco di rivedere il mio socio per dire, senti, io devo vendere questo appartamento, intanto mi puoi prestare qualcosa perché ho bisogno di acquistare un appartamento. A lui l'appartamento gli è piaciuto perché... Gli piaceva il posto dove abitare e lui è stato interessato a questo appartamento. E allora dice, anziché io prestarti i soldi, l'appartamento l'acquisto io. E così, questi soldi sono per l'acquisto di questo appartamento, che hanno trovato in via delle carrozze, sono i soldi dell'appartamento. Appartamento che io avevo venduto a questo mio socio, tanto abbiamo una carta privata di questa, cioè di questi soldi che io ho dato, ho una ricevuta, lui ha una ricevuta. Che mi ha dato questi soldi e gli ho detto va bene, ha voluto lasciare pure tutto il mobilio, dico, l'atto vediamo, te lo faccio fare dopo Pasqua perché prima vado ad abitare, porto via tutto, perché di fatto mi sono rimasti ancora dovevo portare della biancheria nella via Tito Livio, perché la via Tito Livio ancora non era definito, tanto è vero che ho fatto lasciare i lavori a metà e ci andai a abitare. Senta, ma ancora avevo della roba da portare. Chiarisca bene, dunque i soldi sono stati dati per l'acquisto di via delle carrozze o di sì, via Tito Livio? Della via delle carrozze. Di via delle carrozze. Ecco, via Tito Livio io l'avevo pagato dei soldi a Guido Cercola. E poi man mano Guido Cercola andava pagando, secondo il tempo che lui pagava, cioè che doveva dare dei soldi, io gli davo i soldi, se aveva passato un mese, aveva trascorso un mese o due mesi, gli davo gli interessi, ma ad ogni modo io il Tito Livio l'andavo pagando a rateale, cioè tanto al mese, non tutto in una volta, tutto in contante. Quindi se ho capito bene, lei a un certo momento ha ceduto questo appartamento di via delle carrozze sì, a questo antiquario. E mi ha anticipato i soldi. Soltanto perché gli interessava questo antiquario comprare. Cioè, di fatto è vero che io non ho comprato altri mobili per la Tito Livio. Io ho dovuto lasciare quei mobili là perché dice guarda lasciami tutto e ti vai a comprare gli altri mobili. Infatti io ho comprato altri mobili per portarli in via Tito Livio. Questo antiquario le ha pagato in contante o in assegni? No, in contante. Tutto contante. Io in assegni,
il problema che ho avuto io quando è stato cambiare quei soldi che mi ha dato Oberdan, sia del cambiale sia degli assegni, è stato enorme. E io in quelle condizioni non potevo, perché rapporti in banca non ne potevo avere, attività, allora ho dovuto avere soldi in contanti. Anche se lui è andato in banca a prelevarli, non lo so, però i soldi io li ho avuti in contanti. Con questo antiquario lei divideva gli utili della società? Certo, certo, io ogni 2 o 3 mesi facevamo, cioè mi dava tipo, era come uno stipendio, poi ogni 6 mesi o un anno facevamo dei conti. Anche questo sempre in contanti? Certo, ma io non potevo accettare assegni perché non sapevo a chi darli. Va bene. Io poi volevo parlare anche dei gioielli, signor Presidente. Ecco, i gioielli momento, da 30... Guardi, ecco sì. Prima, lei aveva una competenza specifica nel campo dell'antiquariato? No, lo acquistai poco, man mano... Certo, in prima persona io non stavo lì. In che anno ha cominciato questa attività? Ma nel 70... fine 75, così. Fine 75. Torniamo un momento. Visto che siamo in tema di appartamenti, allora. Poi ho da chiarire un po' Monte San Savino, eh. Torniamo un momento a Via Aurelia. Sì. Lei ha detto che era stato procurato da Faldetta. Certo. In questa casa lei ha ospitato Buscetta? Sì, disgraziatamente per 7 giorni, mentre non c'ero io, però l'ho lasciato lì per 7 giorni. Quando ha venduto via Aurelia? Febbraio, così, prima dell'81. I soldi li ha incassati lei? Certo. L'ho incassato io. Faldetta me le ha date perché lui si è interessato a venderla e me l'ha data a me. Faldetta, non direttamente dal proprietario che l'ha acquistato, perché io al proprietario non ho avuto rapporti in merito a questa vendita di via Aurelia. Nell'agosto 83 lei è stato a Fregene? No, 83 no, 84 sì. Nell'agosto 84? Sì. Ha incontrato qualcuno degli attuali coimputati a Fregene? No. In particolare Bagnoni? Ma non lo conosco io Bagnoni. Non conosce Bagnoni? Non conosco Bagnoni. In via delle Carrozze è stato trovato del denaro? Sì. Lei... Lì l'hanno trovato questa somma, via delle Carrozze. Come mai aveva lasciato questo denaro lì? E perché c'era la cassaforte? Intanto guardi, le dico, lì ancora avevo della biancheria da prendere. Difatti mi hanno sequestrato pure la biancheria, i vestiti di mia moglie, miei. E allora man mano, lì siccome ancora si doveva definire, man mano... Io li prendevo questi soldi e li portavo in via Tito Livio. Poi ancora a Pasqua dovevo cedere definitivamente l'appartamento, perciò questo spazio di tempo l'avevo da portare via tutto. Va bene, senta, lei aveva conservato mentre stava a Roma un recapito, un'abitazione a Palermo? Cioè dove io eventualmente a Palermo... Dove andare? Sì. Da mia suocera, sì. Dove? Via Colonna Rotta. Non aveva un'altra casa sua? Sì. Dove? In via... Però lì ci andava mia moglie quando veniva a Palermo, io non ci andavo. Che via? Via Villa Franca. Via Villa Franca? Sì. Dove abita tuttora mia moglie? Aveva altri beni immobili, altre case? Ma avevo... Senta, io questo... Se lei può...
io ho dichiarato a Palermo quanto riguarda questa proprietà, l'appartamento di Palermo, sono due appartamenti e un ufficetto. Io nella cosa della prevenzione, delle misure di prevenzione, io ho spiegato tutto la mia attività, come le ho comprate, cosa ho fatto, cosa ho fatto. Perciò se lei può richiedere queste atti, io la prego, guardi, perché è importante per il mio lavoro, da quello che facevo a Palermo dal 1946. Non abbiamo difficoltà a acquisire atti. È importante. Ci vuol dire in che via si trovavano questi appartamenti? In via... uno è un appartamentino piccolo in via Corso Calatafimi e uno in via Villa Franca. È un ufficetto di un vanetto piccolo in via Gino Marinuzzi, dove abitavo prima. Lei conosce Mogliozzo? Magliozzo vuol dire? Magliozzo. No. Contrariamente a quello che dice Buscetta, qui c'è tutta una storia. Buscetta dice che lei di essere stato lui accompagnato da questo Magliozzo per andare da lei. Senta, signor Presidente, io di Buscetta avrei molto da dire. Aspetta. Però io vorrei, di Buscetta devo parlarne perché così una buona volta... Sembra che Magliozzo abbia una casa in via Calatafimi. Sì, ma questo non lo conosco. Cosa dire, poi non ci ho abitato mai. La verità, non ci ho mai abitato. Io avevo un appartamentino perché me l'ha venduto lui Faldetta, ma non ci ho mai abitato in questo Calatafimi. Cioè gliel'aveva venduto Faldetta questo appartamento in via Calatafimi? Sì. Il denaro che è stato trovato in via delle Carrozze, che lei ha lasciato in via delle Carrozze, era quello che le aveva dato questo antiquario? Sì. Quindi lei già l'aveva ricevuto e l'aveva messo? Sì, sì. 280 milioni mi aveva dato. Sa che fra qui questo denaro... Cioè, aspetti, non so se ne mancava, perché io dei soldi l'ho portato pure in via del titolo Livio. Cioè, non so se ne mancavano da questa cifra. Che lì c'erano altri soldi. Quello che è stato trovato, il denaro che è stato trovato in via Tito Livio, sì, era la stessa provenienza, cioè sempre parte di quello che gli aveva dato l'antiquario? No, poi sono soldi che io avevo ricevuto da Orbedan, quei soldi del terreno. Cioè, e poi i soldi che hanno lasciato a mio socio per l'attività, questi soldi del terreno sono serviti anche a dare soldi a mio socio per l'attività. Parte dei soldi che ho dato della Tito Livio, la vendita di questa via delle Carrozze, erano lì. Io sono rimasto debitore di questo appartamento. Anziché... Torniamo all'abitazione di Palermo. Sì. Lei ha ricevuto in casa a Palermo Faldetta? Casa, non ho capito. Scusi, ha ricevuto? Ha ricevuto Faldetta nella sua casa a Palermo? Ma Faldetta nella casa mia, no. Lo conosco Faldetta, lo incontravo, lo vedevo tante volte lì a Palermo. Si è incontrato altrove in Palermo con il Faldetta? Ma Faldetta, guardi, Faldetta io lo conoscevo dal 62, non mi ricordo in che epoca, cioè, figuri. Poi lui è stato, mi costruì una casetta in campagna lì a Palermo, cioè lo conosco da un'antica data a Faldetta, ma a casa mia. Conosce la De Carolis, la moglie di Corso, sì. Si è incontrato con lei, con Faldetta, a Palermo? Ma una volta sono venuti a Palermo Balducci e la moglie, perché dovevano parlare con Faldetta, credo, e quella volta l'ho vista, sì, ma se è questo che si vuole riferire dove lei. Dove questo incontro? Dove è venuto? In un appartamento. Ma non... È il suo? No, nel mio no, non può essere il mio, perché io ero latitante, cioè non credo che... No, questo periodo... No, è stato dopo... Qual è la... No, non latitante, è stato dopo l'80. Credo. C'è stato nel fine 80, principio 81. Io ero libero, nel modo ero libero del processo di Vitale. Cioè è stato prima della. Se è successo è stato prima della morte di Balducci e dopo la mia liberazione. Prima è impossibilissimo. La sua liberazione abbiamo detto che è stato nel settembre-ottobre 81. Mi 80, pare. Signor Presidente. Ah, 80. Mm?
Lei si è interessato in qualche maniera nella cosiddetta operazione Siracusa? Assolutamente. Il risanamento del porto, del centro storico? Assolutamente. Sa che se ne è occupato il Faldetta? No, assolutamente. Cioè lo esclude o non lo sa? No, lo escludo, cioè io non so niente. Non lo sa? Non lo so. Non sa neanche se se ne è occupato Balducci, no, Carboni? Non so niente di questo. Sa se un gruppo di siciliani si sono interessati di questa vicenda? Non lo so, sorprendente. Ho sentito dire sì, ma a me non mi costa niente. Lei non ha mai avuto rapporti con il Carboni per questa faccenda? No, assolutamente, sorprendente. Lei, quando è stato interrogato in istruttoria, ha detto che non ha escluso discusso con Carboni per un prestito, un debito, cioè del Carboni nei suoi confronti. A me no, io lo escludo completamente questo. Anche se qualche volta Carboni, io l'ho conosciuto così per mezzo di Balducci, ma non è che ho avuto mai rapporti di nessunissimo affare. Non era suo debitore, quindi Carboni. No, assolutamente. Né di qualcuno per cui lei agiva eventualmente? No, signor Presidente. Ripeto, per quello che so io. Ricorda se si è incontrato con Carboni nell'appartamento di via Aurelia? Ma io non ho questo per episodio. Non è stato. Io ricordo che Balducci una volta, così, in occasione di un appuntamento io con Balducci, io ho visto Carboni, ma ripeto, dove? Io questo non me lo ricordo con esattamente. Esattamente non me lo ricordo. Ma Carboni con me non ha avuto mai rapporti. Con chi era? Con Carboni e con chi? Balducci. Con Balducci? Sì. Ricorda se ha incontrato Balducci, Faldetta, la De Carolis all'hotel Holiday Inn di Roma? No. Non lo ricorda? Non lo so. Non lo so. Almeno io non c'ero, perciò se loro ci sono state, questo non glielo posso dire. Lei sa qualcosa della Sofint, la società in cui era interessato il Carboni a un certo momento? Non so niente di società, guardi, assolutamente niente. Non sono mai stato interessato a nessuna società di questo genere. La Mediterranea, sa qualcosa di questa società? So che Faldetta costruiva lì in Sardegna ed era chiamata la Mediterranea, però solo questo le posso dire. Chi erano i soci non lo so. No. Sa se le quote della Mediterranea erano possedute da gestite dalla Sofint? Non lo so, guarda. Sa chi ha venduto a Faldetta le quote della Mediterranea? No, non so niente, proprio di queste cose non so rispondere. Delle società Agroedil Olmo e Agroedil Lontano sa qualcosa? No. Erano due società che avevano dei terreni in Sardegna su cui sono state costruite delle ville. Non sa nulla di queste ville? Di società no. Se si riferisce alla villetta dove io ho abitato per qualche mese lì in Sardegna, sì, ma non so se era Aldo Brill, come ho detto, Agrodil o altro genere, altro nome, non lo so. So di queste villette. Conosce Certuizzo? No, non me lo ricordo. Può darsi che lo conosca di vista, non mi dice niente però in questo momento. Quando è stato ospite in questa villa, lei ha fatto fare dei lavori? No, io no personalmente. Questa villetta io l'ho vista nascere perché andavo lì a villeggiare, dal 78 villeggiavo nel mese di agosto lì, e Faldetta aveva questa impresa lì. Cioè, andavo a fare i bagni lì vicino perché Porto Rotondo lo sa, è proprio un fazzoletto, è piccolo. E l'ho vista crescere, ma non è che ero interessato ai lavori, a nessun genere. Lei conosceva Bellino Gaspare? No, l'ho conosciuto, me l'ha fatto conoscere Faldetta perché era il proprietario di questa villetta che io ho abitato quei tre anni, non so, per un mese, che era intenzionato questo qui di acquistarla, poi ho saputo che doveva venderla. Io sì, mi piaceva, un anno ci abitai come affittuario,
Un altro anno gli avevo detto che mi interessavo perché gli ho fatto capire che ero interessato, ma non ero interessato perché non avevo disponibilità, ma se avessi avuto disponibilità l'avrei acquistata questa villetta, perché era un posto a mare, l'avrei acquistata. Poi a un certo punto, dopo non so che fine, so che poi l'hanno venduto e basta. Tanto che fino all'82 io ci andai a abitare per un mese, ho chiesto a Faldetta se questa villa ancora, ho telefonato a Faldetta, ho chiesto se era ancora libera, se potevo andarci a abitare come affittuario. Diceva adesso è mia, mi disse Faldetta, non è più di Bellino, ci puoi andare, se vuoi ci puoi venire. Lei non aveva, ci sono stato, non aveva avuto rapporti in precedenza con il Bellino, non lo conosceva? No, assolutamente. In questa villa lei a che titolo stava? Ma una volta come affittuario, una volta gli ho detto che ero interessato per l'acquisto, una volta gli ho detto che mi interessavo io a venderla, cioè sono stato io l'80 per 15 giorni, l'81 per manco un mese, l'82 anche per un mese, basta. A chi pagava l'affitto? Io ho dato, dei primi ho dato soldi a Faldetta. Quanto pagava? Ma io ho dato 5 milioni quella volta, la prima, una sola volta. Poi una volta perché diventò padrone Faldetta e non mi ha fatto pagare niente. Un anno perché ero interessato per l'acquisto e ci sono stato così, ho approfittato di abitarci per quel mese. Quando lei ha acquistato l'appartamento di via Aurelia, a chi fu intestato? Prima se l'è intestato, non so se ha fatto una carta privata, il compromesso, sicuramente il compromesso l'ha fatto Faldetta. Ma non mi ricordo se si è intestato poi lui stesso personalmente, questo ripeto non lo so. Dopo quando l'abbiamo venduto, se è venduto. Insomma era lui responsabile. Sa qualcosa dell'agroedì lontano? Ne ha detto poco o niente. Sa se qualcosa della cessione di questa no, assolutamente. Alla Televip? Signor Presidente, quando tutto ciò che si tratta della Sardegna, io ho abitato questi 2-3 anni e poi non so niente. I debiti del Balducci verso Faldetta non so niente. Non so niente di questo. Va bene. Lei ha detto che ha usato dei falsi nomi. Sì, purtroppo sì. In particolare Mario Aglialoro ha usato. Sì. Ai loro. Mario Annaloro. No, Annaloro niente. Annaloro no. Mario Salamandra. No, assolutamente. Questo doveva fuori su Salamandra, non l'ho potuto capire. La fonte è Merluzzi in particolare. Ma chi lo sa che cosa gli diceva allora Balducci, non lo so. Io mai ho usato questo nome. Ripeto, qui a Roma, signor Presidente, l'unico che sapeva come mi chiamavo era Balducci. Nessuno sapeva che io ero Calò Giuseppe. Lei comunque era in rapporti con il Balducci, rapporti ottimi in sostanza. Beh, ottimi. Mi ha favorito. Sì. Anche perché io avevo favorito lui, quando nel 54, quando io l'ho conosciuto, l'ho favorito io a quell'epoca. Ha avuto di bisogno e mi sono messo a sua disposizione. Era in rapporti anche con Faldetta. Poi ho avuto bisogno, chi? Lei. Sì, ma con rapporti soltanto di amicizia, non della società, di conoscenza. Eravamo giovani, io facevo lo sport. Lei non ha svolto alcun affare in sostanza in Sardegna? Nessunissimo affare. Campo immobiliare? Nessunissimo affare.
Sospendiamo un quarto d'ora e poi riprendiamo l'interrogatorio.